alle 8:15 a casa vostra. Ma il gallo dove ha cantato. Guarda, 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 stanno arrivando, le galline, ce le porta Laura Peri, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto a Di Buon Mattino. Buongiorno, grazie. Allora, delle gallinelle ci hanno dato il buongiorno perché in realtà la tua vita, Laura, è cambiata proprio grazie alle galline. A un certo punto tu decidi di lasciare tutto, lasciare il tuo lavoro, lasciare l'azienda in cui lavoravi come diciamo consulente di marketing e ti dedichi alle galline. Sì, per i miei 30 anni ho deciso di diciamo una cosa che comunque è sempre stata un po' di famiglia, che i miei nonni hanno vissuto sempre nella zona appunto di Montevarchi, dove il pollo del Valdarno insomma faceva da principe. Questo che vediamo è il Valdarno nero e poi abbiamo anche la Valdarnese bianca, che è appunto il pollo del Valdarno. E tu a un certo punto questa razza di polli, che è un pollo autoctono in via di estinzione, decidi in qualche modo di preservarlo, di tutelarlo e di salvarlo appunto dall'estinzione. Ma come mai? Perché è bellissimo nella mia azienda praticamente quello che è proprio la biodiversità del nostro territorio, sia a livello vegetale che a livello appunto animale, perché abbiamo introdotto proprio l'allevamento del nostro pollo, appunto il pollo del Valdarno, all'interno dei nostri boschi, e quindi praticamente si dà alle carni diciamo un sapore che è diciamo di altri tempi, dove infatti si fa un brodo che è un brodo che praticamente dà il profumo in tutta la casa, le carni hanno un sapore molto deciso che è data appunto dalla biodiversità vegetale del nostro territorio, che è basata diciamo su piante come ovviamente la quercia, ma anche il corbezzolo, ma anche quello che è il ginepro, diciamo tutte queste piante che, essendo caratteristiche del nostro territorio, danno poi anche diciamo un sapore particolare. E intorno a te c'è qualche, mi sembra di intravederlo dietro di te, qualche polletto, qualche gallinella che sta razzolando felice dietro alle tue spalle, se non vedo male, giusto? Sì. Se volete, ho anche qua un piccolo esemplare di Valdarno. Sì, guarda, se riusci. Ha un nome questo esemplare? È giovane, questo qui ancora deve essere un bel po', perché questo pollo praticamente per crescere ha bisogno di 5-6 mesi, questo ancora quindi ha bisogno di diciamo un paio di mesi e mezzo per crescere. Tra l'altro quindi vediamo che ha anche incorporato uno stabilizzatore, perché tu muovi il pollo ma la testa rimane fermissima. Sono polli felici questi, perché un po' ce lo stavi dicendo, ma come vivono i tuoi polli? Sono liberi di razzolare, di andare a procurarsi il cibo? Sì, sì, sì. Sono molto all'aperto, noi abbiamo 8 ettari e praticamente abbiamo le regole però della rintracciabilità del prodotto, insomma seguiamo, anche se noi ovviamente non utilizziamo antibiotici. Noi diciamo abbiamo all'interno della nostra azienda unito la tradizione nell'allevamento, che è come se noi facessimo un tuffo in 100 anni fa, però diciamo il massimo della salubrità alimentare, perché abbiamo tutto quello che riguarda diciamo la parte di analisi e tutto, però al massimo di oggi, ecco. Tu hai iniziato nel 2004 con 7 galline e un gallo, a che punto siamo arrivati? Sì, allora, là siamo sempre molto, perché diciamo siamo praticamente sempre quantità piccole, quantità non aumenteremo mai, perché per noi l'importante è la qualità, ecco, e quindi rimarremo sotto sempre diciamo un numero basso di polli, ecco. E abbiamo anche, come potete vedere dalle foto, unito anche le anatre, le faraone, appunto per e se volete vedere, questo è un Valdarno nero, questo è un riproduttore. Infatti vediamo che ha cambiato colore, non è quello stesso di prima, ma è proprio un altro. Però la cosa bella che dice è questo: noi vogliamo preservare la qualità. Sembra una cosa controcorrente al giorno d'oggi, nel 2023, dire che uno vuole tutelare queste cose qua, ma fa bene non solo a te, ma anche a chi sta dall'altra parte della filiera. Magari uno ci impiega più tempo, però per fare le cose bene ci vuole tempo e ci vuole anche quella calma e quell'occhio alla qualità che tu stai dimostrando. Laura, grazie per essere stata con noi, un saluto e una buona... Metti i tuoi galli, puntali verso le 7 del mattino, così poi ci riesci a vedere tutti i giorni. Grazie.
Poi, una ciao. Buona giornata a te nel